Parla chiaro, fratello. Le tracce si fermano qui. E non siamo soli. Dannati banditi! Non dovrebbero essere qui. Controlliamo il cerchio protettivo. C'è un albero più avanti, no? Quindi? Avevi ragione. Il cerchio è rotto. Questo spiega gli intrusi. Cos'è successo qui? Un orso, sbranato. Da cosa? Un orso più grande, ferito. Hanno distrutto l'albero. Troviamo Atreus. Sì, tra gli animali e i banditi potrebbe aver cercato un riparo. Seguiamo il sentiero, vedrai che lo troveremo. Ah, da qui non si passa. Il sentiero continua dall'altra parte, se riesci a liberare la strada. Non lo troveremo così. Cerchiamo quella scia di sangue. Forse dovresti... Hai idea del perché il ragazzo sia andato via? Abbiamo litigato. Per lui mi nascondo da Odino. È la cosa giusta da fare, dato che hai ucciso tre dei suoi. Arriverà alla resa dei conti. Ecco perché Atreus deve imparare a cavarsela. Oh, parli della profezia. Solo perché ti sei visto morto su un muro dei giganti pieno di profezie altrimenti accurate. Io non credo nelle profezie. Bene, allora...
Tu ci credi alla profezia? Sono scettico per natura, ma abbiamo visto cose che non so spiegare. Quindi, pur essendo l'uomo più sapiente del mondo, non ne ho idea. Culti Endor altri. Nemune. Ok, dov'è finito quel sentiero? So cosa stai pensando, fratello, ma Atreus è in grado di cavarsela. Gli ha insegnato bene. Me lo dice spesso. Torce. E le tracce vanno in quella grotta. Beh, noi sappiamo dove andare. Possiamo entrare senza farci notare. O puoi fare quello. Sono i banditi da cui hai salvato i lupi? No, questi non sono qui da molto. Thank you.
Glory to God. Vedete una testa. A sinistra! Il sentiero passa da qui, porta in profondità. Ce ne saranno altri. Qualcuno ha incontrato l'orso. Sopra di te, fuoco! Dovremmo tornare a cercare Atreus.
Fuoco dietro di te! Atreus, sei qui? Forse Atreus è venuto qui in cerca di riparo, ha proseguito quando ha visto i banditi e poi è arrivato l'orso. È andato su tutte le furie, direi. Pensi che l'orso inseguisse Atreus? O forse l'orso era ferito e Atreus lo inseguiva per aiutarlo, sai come fate un ragazzo. Atreus, dove sei? Beh, abbiamo trovato l'orso, o viceversa. Atreus! 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 Cosa? Prima concentrati, guarisci. Co-
Cosa è successo? Non te lo ricordi? Ho sepolto Fenrir. E poi... non lo so. Ero molto triste. Ed ero arrabbiato... e impaurito. Mi ricordo che... correvo. C'era un orso. Caricava e... caricavo anch'io. Sarà stato un sogno. Le tue emozioni ti hanno trasformato. Io non sapevo di poterlo fare. Tu non hai fatto niente. Ti hanno sopraffatto. Perciò il tuo addestramento non va interrotto. Non conosciamo l'entità dei tuoi poteri. Sarebbero pericolosi, senza disciplina né controllo. Mi hai già insegnato la disciplina. Ma io voglio di più, voglio risposte. Risposte che tu non hai. Risposte che aveva tua madre. E che ha tenuto per sé. E se qualcuno potesse aiutarci? Qualcuno che può darci risposte sui giganti e su chi dovrebbe essere Loki. Atreus. Non sarebbe utile capire cosa diventerò. Atreus! Ascoltami. Avrei potuto ucciderti. Finché non saprai controllarti, non correremo inutili rischi. Anche non fare niente è rischioso. Me l'hai insegnato tu. Smettila di pensare da padre e prova a pensare da generale. No! No. Ricomponiti. Di qua. Vogliamo parlare del fatto che è diventato un orso? È necessario? Non ora. Ripariamo il cerchio di protezione e torniamo a casa. Che cos'è successo al cerchio? Sei stato tu. Quindi dai la colpa a me. Non ti sto incolpando, Atreus. Beh, con quella voce. Di la parola, padre. Ora! Nista! Fuoco in arrivo! Allora, ragazzo,
tralasciando le tue abilità linguistiche e di mentalismo animale, hai altre capacità magiche da riferirci? Non proprio. E con Fenrir? Che intendi? Quando è morto l'incantesimo? No, io non... Ma c'era una luce. Non so di cosa tu stia parlando. Forse è per via del Fimbulwinter. Può capitare, l'ho visto. Oh, riconosco dove siamo ora. E questo sangue? È tuo, Atreus. Davvero? O è tuo o di qualche tua preda che hai trascinato, direi. Non so se questo mi fa sentire meglio. Questo. Non contano le intenzioni, solo le conseguenze. Cosa possiamo fare? Niente. La natura farà il suo corso. Tempesta in arrivo. Non faceva già freddo? Ci siamo quasi. Nista! Fuoco dall'alto! È voluta tutta la notte. Forse quando l'ho sistemato erano dentro il cerchio. A volte vorrei che il tempio di Tyr funzionasse, così potremmo uscire da Midgard. Il Fimbulwinter affligge tutti i regni. Ok, ma com'è possibile che siano peggio di così? Non hai paura. Sei coraggiosa. Brava, cucciola. Così. Ci sa fare con loro. Non mi sorprende. Specky, stai bene? È solo un tuono. Brava, cucciola. Brava. Atreus!
controllo solo... A letto! Sì, signore. Rispetto al solito, questa serata è stata anche troppo movimentata. Ammetto però che sembrava di essere tornati ai vecchi tempi. Noi tre che esploriamo un angolo di foresta mai visto prima. È da un po' che non ti unisci a noi, se è questo che intendi. Oh, beh, ero solo stanco, credo. Quando hai visto una caccia, le hai viste tutte. Come fai a essere stanco se non dormi mai? Ci sono altri tipi di stanchezza, ragazzo. Capirai con l'età. Ora riposate come si deve, fratelli miei. Al mattino è tutto più luminoso. Cos'è sta? Prendi l'arco! Posso entrare? Ho dell'idromele. Non mi troveresti di compagnia. No. Sono sicuro che avremo molte cose di cui parlare. Bel posticino. Devi dirmelo prima che lo versassi. Perché sei venuto? Per una visita di cortesia. Tu mi sembri una persona calma e di buon senso. Lo sei? Una persona calma e di buon senso? Se è il momento di restare calmi. Direi che il momento richiede la calma. Già. Thank you.
Tu sai chi sono. Prima dell'arrivo dell'inverno ci sono state delle incomprensioni. Deplorevoli. Ma ora abbiamo tutti le idee più chiare su chi abbiamo davanti. Ora, quello che hai fatto ai suoi figli era autodifesa. Morire è ciò per cui noi Aesir viviamo. E poi, sinceramente, erano degli incapaci. E invece Baldur? Lui era importante. Era il mio miglior segugio. Mi era vicino. È vero, era partito di testa, certo. Ma lui mi era utile e ora non c'è più a causa tua. Mi segui? Tu sei in debito. Con te non ci si diverte più. Che cosa vuoi? E se dicessi la pace? Come vede la pace questa stimata vecchia gloria del dio della guerra? E se non ci uccidessimo a vicenda? E se tu restassi a casa a spassartela, senza attaccare briga con me? E io farò lo stesso con te. Questo significa che quello là deve smettere di cercare Tyr. Già, sappiamo cosa stai combinando. Devi smetterla. I vecchi metodi di Tyr sono morti. Lui è morto. Capisci? Tutto qua, così siamo pari. Renderò l'offerta più allettante. Ti farò tenere il prigioniero che tu mi hai sottratto. Proprio così. Lo so che sei qui da qualche parte, stronzetto dalla parlantina sciolta. Perché dovremmo credere alle tue parole? Quando mai le tue promesse hanno avuto valore? Eccolo lì, il mio vecchio complice e sodale. Ha perso peso. Se lui ti assicura che la neve è bianca, sta mentendo! Che saggezza è mai questa? Possibile che la testa più sapiente non veda al di là del suo naso? Che tutti vogliamo la stessa cosa? E va bene. Ecco un'offerta di cui puoi fidarti. Salderò il tuo debito con la mia ex. Terrò Freya alla larga da te. Metterò tuo figlio in salvo. È questo che ti preme, giusto? Beh, che ne dici? No. Non metterci tutto il giorno. Finalmente. Finalmente, tu non sei di me. Qui c'è la tradizione dei pagamenti di sangue. Prendo un pezzo di te per ogni pezzo della mia famiglia che mi hai sottratto. Impara. Con tuo fratello! E chi se ne frega? Certo, allora sai di cosa sono capace. Va bene.
Stavo di vedere le tue parole. Non arrivano al tuo comando. E tu eri un dio della guerra. Ma guarda, ti provi a ricordarti le vecchie volte. È stato una tua priorità. Che cazzo hai detto? Modi ci ha cercati perché ti temeva. È morto a causa tua. Oh, è tuo padre modello. Questo sarebbe il dio che ha sconfitto Balder!
capisco come hai fatto uccidere i miei figli, persino in questa versione minore di te. Ma io non sono come loro. E tuo figlio, il padre di tutti, ha progetti per... Eccolo qui. Eccolo il dio della guerra. Hai pagato il tuo debito di sangue. Ci vediamo. Te l'avevo detto che ce la facevo. Kratos, siamo Sindri e Brock. Che battaglia! Possiamo... A casa, ora! Odino è con Atreus! Oh no! Preparo una via di fuga! Oh. Forza! Non ci vorrà molto! Andiamo da Atreus. Beh, è bello vedere che ti stai facendo nuovi amici! Potente quel Mjolnir, eh? Sai che siamo stati noi a crearlo? Me l'hai già detto, sì. Lo so. Non pensavo stessi ascoltando. Almeno è stato bello vedere che l'ascia gli ha tenuto testa. Lo scopo era quello, infatti. Ecco, questo ti porterà a casa. Ultima cosa, piccoletto. Se gli Aesir ti sono entrati in casa, deduco che il tuo cerchio sia andato. Dopo aver scacciato Odino, hai un altro posto in cui riposare stanotte? Fai la fine di quel testone. Non abbandonerò casa mia. Ah sì? E cosa impedirà all'onni rompicoglioni di spiarti o di ridurti la casa in polvere mentre stai dormendo? Niente. Ecco cosa. Va a prendere il tuo ragazzo e io dirò a un certo tizio di ospitarti a casa sua, se ne avessi bisogno.